Allora, una delle cose importanti nella convivenza tra persone è quella di stabilire delle regole di comportamento da rispettare, le regole morali. C'è stato qui sempre un dibattito filosofico da tanto tempo, in quanto per esempio Immanuel Kant diceva che le regole morali si basano sulla razionalità, cioè dobbiamo metterci d'accordo razionalmente. E diceva anche una cosa, che il sentimento della compassione è bello, ma non è virtuoso. Invece altri filosofi come David Hume dicevano: no, la nostra morale è guidata dalle emozioni, dalle passioni. Noi agiamo in base a quello. Chi aveva ragione? Il dibattito filosofico si è prolungato per secoli, ma recentemente si è cominciato a vedere qualche apporto scientifico che ci permette di dire chi ha ragione e come si può stabilire una regola morale. E per fare questo è stata fondamentale una tecnica introdotta ormai da diversi anni, che è la risonanza magnetica funzionale, che significa guardare nel nostro cervello in maniera non invasiva attraverso una macchina e si vede quando un'area entra in attività, una certa regione del cervello. A questo punto faccio un piccolo esempio. C'è un tram che scende lungo un pendio in binario, si rompono i freni, e non potendosi fermare, è destinato ad andare avanti e a incontrare sul binario cinque operai che verranno sicuramente uccisi. Però è possibile per uno che si trova lì vicino schiacciare un pulsante e deviare il tram in un binario a fianco dove c'è un solo operaio. Bene, allora io in tutto il mondo l'80% delle persone dice che è morale schiacciare il pulsante per salvare quattro persone, perché il conto 5 meno 1 fa 4, quindi c'è un vantaggio. Io ho provato anche con i miei studenti a lezione e funziona. L'80% dice sì, è doveroso, nessuno si sognerebbe di incolpare o portare in tribunale uno perché ha schiacciato un pulsante e ha salvato quattro vite. Così come il pilota che dirotta l'aereo dalla zona popolata alla zona meno popolata, uccidendo meno persone, così la guerra in cui si sa che moriranno 5.000-3.000 americani nello sbarco in Normandia, però per salvare poi 300 milioni di europei. Però adesso facciamo un altro esempio. Vediamo il solito tram che va in discesa, ma questa volta invece di fermare il tram deviandolo e colpendo una persona, io spingo una persona che si trova lì vicino sul binario in modo che fermo il treno, uccido uno e ne salvo cinque. In questo caso la situazione si ribalta perché l'80% delle persone dice è immorale. Allora dici, ma come mai? Allora, questo vecchio dilemma filosofico è stato chiarito guardando cosa succede nel nostro cervello quando decidiamo per il primo o il secondo esempio. Ora, nel nostro cervello, per semplificare, c'è un'area che si trova nella parte del lobo frontale in alto, dorsalmente, che è l'area che si attiva durante il ragionamento razionale. E poi sotto, invece, ventralmente, c'è un'altra area che si entra in funzione quando cioè abbiamo le passioni, la sofferenza, il disgusto e così via, quindi l'area delle emozioni. Ora si vede che nel primo esempio si attiva soltanto l'area della razionalità, nel secondo tempo si attiva l'area della razionalità ma anche quella delle emozioni. Allora queste due aree sono in conflitto perché uno mi dice so, io devo salvare, l'altro dice no, non ce la faccio. Perché? Perché io diciamo istintivamente, perché c'è qualcosa dentro di noi che ci impedisce di pensare che io devo spingere una persona direttamente e ucciderla. Questo è un esperimento molto interessante, ma un altro esperimento interessante è quello di pazienti che hanno una lesione di quest'area delle emozioni. Senza l'area delle emozioni, con la sola razionalità, dovremmo essere una società perfetta. Invece, sia un paziente che morì nel 13 settembre 1848, durante uno dei lavori di ricostruzione di una ferrovia dove una barra gli perforò il cranio e gli distrusse proprio questa parte del cervello, sia pazienti più recenti nei quali si è potuta ricostruire una lesione in quella zona, queste persone, anche se erano dei galantuomini, delle persone moralmente corrette, diventano degli asociali e delle persone che non sanno le regole del comportamento. Teoricamente, se gli si chiede cosa si fa, se al supermercato ti danno un resto di più, lui dice bisogna restituire e così a qualunque domanda rispondono razionalmente molto bene, ma nella vita di tutti i giorni non ce la fanno, non si comportano bene. Avrei un altro giochino da proporre, che è quello che per esempio dico a quel signore che sta seduto lì, che ha 100 euro da dividere con la signora che è vicino, gli può dare quello che vuole.
Però se gli dà troppo poco, la signora potrebbe rifiutare, quindi deve cercare di dargliene a sufficienza. Perché se la signora rifiuta la cifra, anche lei, anche il signore, perde tutto. E si fa una volta sola questo gioco, ultimatum. Bene, cosa si verifica? Che fino a che si danno dei 100 euro, se ne danno 60, 70, qualche volta 80, va tutto bene. Quando si dà meno, cioè si dà 10 o 20 e si tiene 80, a quel punto lì c'è un rifiuto. E allora e anche lì si vede con queste macchine che c'è il centro delle emozioni che si arrabbia. E perché si deve arrabbiare? Si deve arrabbiare perché non accetta l'idea che quello sia disonesto, perché che quello lì è troppo egoista. Chiudo dicendo che tutti questi comportamenti emozionali sembrano cose animalesche. Dice: gli animali sono emozionali. In effetti è vero, anche gli animali hanno un comportamento essenzialmente emotivo. Però nell'evoluzione questi comportamenti, diciamo, di cooperazione, di vogliamoci bene o di punire chi non rispetta le regole, fanno parte di un sistema che ha permesso all'evoluzione di progredire e di mantenere la specie. Quindi la conclusione è questa, che noi, senza saperlo, senza volerlo, siamo altamente dominati dalle emozioni anche contro la nostra razionalità. Qualche volta razionalità e emozioni vanno d'accordo, qualche volta sono in conflitto, ma c'è una potenza enorme di questo fattore emotivo. Quindi questi aspetti emotivi non sono altro che degli schemi che appartengono al nostro cervello e che fanno parte di un inconscio che ci porta a comportarci in un certo modo. Un inconscio non di qualcosa che è nascosto dentro di noi e che può venire fuori, ma è un inconscio che guida senza razionalità il nostro comportamento.